Ma intanto prendo quello di buono che c'è stato nella partita per noi. Prima cosa la vittoria, secondo la reazione, onestamente, come ci siamo detti in spogliatoio, da squadra nei minuti finali. E la terza cosa estremamente positiva su cui abbiamo iniziato a lavorare con più convinzione durante la settimana sono i rimbalzi offensivi. Oggi credo che a rimbalzo offensivo abbiamo discretamente fatto la differenza. Abbiamo giocato anche una discreta difesa. Abbiamo invece, e qui vengo invece alle difficoltà, abbiamo fatto estremamente fatica in attacco, abbiamo fatto fatica perché i nostri avversari hanno gioco forza con l'espulsione di Bagnoli e l'assenza di Pepe, ha giocato con quintetti assolutamente atipici e anche piccoli, e questo ha un po' sottolineato la nostra per ora incapacità a castigare queste differenze di centimetri, aspetto sotto il quale sicuramente dobbiamo migliorare. Come ho detto iniziando a parlare, l'aspetto positivo rispetto magari ad altre partite in cui siamo andati in difficoltà da un punto di vista offensivo, da un punto di vista difensivo abbiamo sempre tenuto, giocando anche contro quintetti difficili, perché poi è vero che mancava Bagnoli, è vero che mancava Pepper, ma con Bagnoli e Pepper si sa dove va la palla. Con quintetti di questo tipo ovviamente la palla va un po' dappertutto e tutti sono molto più leggeri nel tirare, vedi le ultime due conclusioni da tre punti assolutamente che potevano essere decisive. Perciò ecco, mi prendo gli aspetti positivi, sapendo che soprattutto in trasferta abbiamo molto da migliorare anche nell'approccio mentale al tiro, e sono le nostre percentuali ai tiri liberi, ma il modo in cui tiriamo i tiri liberi è il modo in cui tiriamo o rinunciamo ai tiri da tre punti.